Società Agricola Saraceni SS. Storia. Nel 1985 è stata fondata l'azienda Saraceni Gino, mio padre. In quell'anno aveva circa 20 anni, ma di fatto lui, già all'età di 14, aiutava il padre nella preparazione e coltivazione dei terreni di famiglia. Decise di concretizzare la sua passione per l'agricoltura con l'acquisto di mezzi agricoli importanti negli anni successivi all'85, passando da un antico Landini 5005 a macchinari sempre più sofisticati. La sua passione si è trasformata ben presto nel suo lavoro, riuscendo a raggiungere molti obiettivi importanti, come ad esempio contratti di produzione con filiere alimentari importanti, quali Findus, De Cecco e Barilla. Parliamo ora delle differenze tra impresa e imprenditore. L'operatore impresa è costituito da tutte le unità economiche che producono e offrono sul mercato beni e servizi. L'insieme delle operazioni necessarie a trasformare i fattori produttivi in prodotti finiti prende il nome di ciclo produttivo. Il compito dell'impresa è decidere che cosa produrre, quanto produrre e con quali metodi produrre. Lo scopo finale dell'attività imprenditoriale è il conseguimento del massimo profitto, l'aumento del fatturato o l'aumento delle dimensioni dell'impresa. Inoltre, l'impresa interagisce con tutti i diversi mercati e operatori dell'economia. L'organo decisionale dell'impresa è l'imprenditore, alla cui capacità produttiva sono affidati i compiti organizzativi, oggi di particolare rilievo per la soluzione ai problemi dell'occupazione e dello sviluppo. L'imprenditore deve quindi prendere decisioni, cioè risolvere il problema economico della produzione, consistente nel coordinamento dei fattori produttivi, organizzazione delle loro prestazioni e nell'assunzione di rischi d'impresa, ovvero l'insieme dei rischi che l'imprenditore affronta quando si organizza per produrre beni e servizi. Questi si possono dividere in tecnici ed economici.
tecnico, come esempio il macchinario difettoso, e economico, ovvero quando i prodotti non trovano compratori sul mercato. Rapportato alla nostra azienda, questo si traduce essenzialmente in rischi derivati da fenomeni atmosferici gravi, come acquazzoni importanti, vento forte e grandine. Succede soprattutto negli ultimi anni di vedere interi raccolti distrutti da questi fenomeni, alterando quello che sarà poi il profitto dell'azienda, avendo meno quantità di prodotto da vendere sul mercato. Passiamo ora alle funzioni principali dell'impresa, che sono 6: la funzione produttiva, commerciale, ricerca e sviluppo, amministrativa, logistica e del personale. Partiamo dalla funzione produttiva, riguardante la produzione di beni e servizi offerti sul mercato. In relazione alla nostra azienda, questo si traduce nella produzione di beni alimentari come grano duro, tenero, mais, piselli da industria e ad uso zootecnico, ovvero per gli animali, girasoli, soia, colza. In questo periodo, caratterizzato da blocchi per la maggior parte delle aziende operanti in Italia e non solo, la nostra è stata una delle aziende che ha continuato ad operare per garantire la presenza di beni di prima necessità negli scaffali. La funzione commerciale consiste nell'acquisto dei fattori produttivi, l'analisi dei mercati di sbocco e nella vendita sul mercato dei prodotti. Per quanto riguarda i fattori produttivi, occorre selezionare quelli che sono i terreni più idonei alle varie culture. Più che la tipologia di terreno, occorre prendere in considerazione quelle che sono le pendenze dei terreni. Ad esempio, per la raccolta di piselli effettuata da trebbie particolari non livellanti, occorre un terreno piuttosto pianeggiante. Per quanto riguarda la vendita sul mercato, come vedremo dopo, vengono stipulati contratti con aziende internazionali, nonché delle multinazionali, come ad esempio Barilla, la quale si occupa soprattutto di grano duro e tenero. La funzione amministrativa, che gestisce l'intero sistema economico-finanziario, la nostra azienda si appoggia ad uno studio di commercialisti per tutto ciò che riguarda la contabilità nelle sue sfaccettature, come bilancio, conto economico, eccetera. La funzione ricerca e sviluppo, che riguarda lo studio delle innovazioni nei processi produttivi e nei prodotti, soprattutto nel rispetto dell'ambiente e per ridurre al minimo l'inquinamento. La funzione logistica, che si occupa della gestione dei movimenti e prodotti, riducendo i costi sostenuti nelle fasi stoccaggio, lavorazione e trasporto. In relazione alla fase di lavorazione e stoccaggio, la nostra azienda si appoggia ad altre aziende della zona, soprattutto per lo stoccaggio, necessitando di spazi importanti, superando ampiamente le 300 tonnellate di solo grano, senza considerare gli altri prodotti. E poi la funzione del personale, ovvero la gestione delle risorse umane di cui l'impresa dispone. La nostra azienda conta 2 soci, ovvero mio padre e mio fratello, ma nel periodo di raccolta, da maggio a settembre all'incirca, si assume 1 o 2 dipendenti stagionali, i quali devono avere una certa padronanza di mezzi, essendo mezzi speciali, regolati da norme diverse al codice della strada rispetto a quelle dell'auto. Occorre infatti, ad esempio, avere una patente speciale rilasciata dalla regione di appartenenza. Digitalizzazione. Nella nostra azienda la digitalizzazione sta avendo negli ultimi anni un ruolo molto importante, prendendo ad esempio le guide satellitari dal costo molto importante, sopra i 10.000 euro per le più semplici, fino ad arrivare anche ai 15.000. Sono secondo noi un ottimo investimento, in quanto si riducono gli sprechi, avendo poi un prodotto più qualitativo.
Prendiamo ad esempio la foto sopra, per la concimazione. Avendo un raggio di lavoro di 18 metri e dovendo utilizzare determinate quantità per ettaro, la guida indicherà dove effettuare manovre e calcolerà, in base alla velocità di lavoro, la giusta proporzione di prodotto, evitando di avere parti di terreno che hanno ricevuto doppia dose di concimazione e zone in cui non è arrivato il prodotto. Passiamo ora ad un processo generale, ovvero una linea del tempo che illustra le principali attività che la nostra azienda effettua nel corso di un anno. Il primo elemento è la preparazione del terreno per la semina. Per ottenere una buona produttività e soprattutto una buona qualità è fondamentale una buona preparazione del terreno. Ad esempio, in base alla tipologia di lavoro da effettuare, vi saranno degli accorgimenti di cui tenere conto. Ad esempio, montare una gommatura più larga in modo da diminuire la compattazione del terreno ed evitare ristagni d'acqua in caso di pioggia. Poi avverrà la semina, rispettando i giusti periodi in relazione alla coltura. In azienda abbiamo due seminatrici di precisione. Per colture come barbabietole, girasoli, dove bisogna rispettare determinate distanze da un insieme ad un altro per garantire alla pianta di sviluppare in maniera ottimale, e due seminatrici per il grano. Riguardante invece il controllo, se nelle piante ci sono eventuali malattie, tramite prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. Parte fondamentale, ripeto fondamentale, per ottenere un prodotto sano e qualitativo è il controllo dello stato vegetativo e di salute delle piante, ad esempio in caso di presenza di erbe infestanti o malattie fungine occorrerà intervenire tempestivamente con idonei prodotti. Poi viene raccolta tramite trebbie, dove in base alla cultura troveremo una determinata testata, in gergo barra idonea. Poi abbiamo il deposito presso dei centri di stoccaggio. Ad esempio, un centro di stoccaggio a cui fa riferimento la nostra azienda è quello di Luda, molto noto nella nostra zona. E ovviamente lo stoccaggio viene presso un centro di raccolta vicino alla nostra azienda. Poi c'è la vendita in base al valore in borsa. Sarebbe più opportuno dire avendo come riferimento il prezzo quotato nella borsa merci di Bologna. Infatti la borsa di riferimento della nostra azienda è la borsa merci di Bologna, chiamata anche Ager, che quota il valore dei cereali una volta a settimana, solitamente il giovedì, e in base a questo prezzo il coltivatore deciderà quando vendere i suoi raccolti. Da questo prezzo vanno tolti i costi del centro di stoccaggio, ovvero il profitto, e i costi del trasporto. Parliamo ora dell'impresa cooperativa.
L'impresa cooperativa è una particolare impresa dove più persone si associano allo scopo di ottenere beni di consumo, possibilità di lavoro, prestazioni di servizi a condizioni più vantaggiose di quelle offerte al mercato. La cooperazione si è sviluppata per iniziativa dei ceti sociali più deboli verso la metà dell'Ottocento. Le imprese cooperative poi si sono gradualmente diffuse ed ora hanno una presenza consistente soprattutto in settori specifici, come esempio la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il credito e le assicurazioni, l'industria e le costruzioni. In relazione alla nostra azienda, mio padre e mio fratello sono soci di un'impresa cooperativa, ovvero la Covalm, coltivatori ortofrutticoli Valli delle Marche, una realtà leader nella produzione e trasformazione di verdure, destinate sia al mercato del fresco che al surgelato. Oltre 600 soci coltivatori di Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna e Puglia, che ogni giorno lavorano la terra nel rispetto della natura, della stagionalità e della sostenibilità ambientale per fornire un prodotto di indiscutibile qualità. La nostra azienda, in base agli ettari inseriti nel contratto stipulato, ovviamente prima della semina, si impegna a conferire alla Covalm l'intera raccolta. Poi la Covalm, nei suoi due stabilimenti principali, Senigallia e Ascoli Piceno, provvede alla surgelazione del prodotto, che verrà destinato a delle grandi imprese come ad esempio la Findus, la quale nel 1962 è stata acquistata dalla multinazionale Nestlé. Come la Findus, un'altra nota multinazionale per cui la nostra azienda ha stretto un contratto è Barilla. Barilla è un'azienda multinazionale italiana del settore alimentare operante nel mercato della pasta fresca, prodotti da forno, della farina o del pane. Questa fu fondata nel 1877 a Parma per poi ingrandirsi sempre di più fino a diventare una multinazionale. Cosa è una multinazionale? Le imprese multinazionali sono grandi aziende che svolgono la loro attività produttiva in diversi stati del mondo, pur essendo unica la strategia di gestione. La loro formazione è stata possibile dal processo tecnologico e dalla liberalizzazione del commercio internazionale dopo il dopoguerra. Le decisioni più importanti, come sappiamo, spettano alla casa madre. La produzione viene fatta all'estero in paesi in via di sviluppo, dove il costo del lavoro è più basso. La costituzione di una multinazionale richiede il trasferimento di ingenti capitali in altri paesi e per questa ragione gli economisti misurano il fenomeno con la quantità degli investimenti diretti all'estero effettuati a un singolo paese. Nel nostro paese gli investimenti delle multinazionali estere in Italia sono più consistenti degli investimenti delle multinazionali italiane all'estero. Le multinazionali più importanti sono quelle statunitensi e giapponesi. L'affermazione delle multinazionali è dovuta a diverse ragioni. Ad esempio, la riduzione dei rischi, compensare le perdite registrate in paesi in avversa scongiura economica con i guadagni in altri paesi con congiura favorevole. Oppure l'allargamento ai mercati di vendita, consente l'utilizzo di tecnologie avanzate che comportano la diminuzione dei costi unitari, l'impiego di lavoro a basso costo, per la presenza di alta disoccupazione e per la debolezza dell'organizzazione dei sindacati, e anche i vantaggi fiscali. L'impresa multinazionale può fissare i prezzi dei trasferimenti intraaziendali in modo da ridurre il carico fiscale complessivo. Passiamo ora ai vantaggi e svantaggi. Gli stati ospitanti possono trarre dei vantaggi riguardo l'uso della tecnologia favorendo la modernizzazione e la presenza di una multinazionale porta lavoro, quindi più reddito. Alcuni svantaggi sono, ad esempio, i paesi poveri sono spesso politicamente instabili, scarseggiano le esternalità positive che riducono i costi generali. La forza lavoro poco costosa, ma anche poco qualificata. Non hanno mercati in grado di assorbire la produzione.